via Toffanin e il grande rifiuto a una richiesta molto importante di Mediaset. Ecco cosa è successo nel dettaglio. In questi ultimi 20 anni i telespettatori hanno assistito alla crescita professionale di Silvia Toffanin, oggi affermata e amata conduttrice di Verissimo, programma a cui rimane fortemente fedele e con cui non smette di macinare ascolti stellari. Toffanin piace così tanto anche perché si tiene sempre lontana dal gossip, con una rara presenza mediatica al di fuori del suo spazio televisivo. Una scelta di vita che dimostra la sua dedizione al proprio mestiere e la sua volontà di difendere la sua famiglia. La sua carriera si snoda lungo un percorso più affine al giornalismo che all'intrattenimento puro. Un approccio che le ha permesso di conquistare un pubblico fedele e rispettoso. La sua crescita professionale è stata anche un viaggio interiore, un processo di maturazione che l'ha portata a incarnare l'anima stessa del suo programma. Verissimo non è solo un format televisivo, ma è diventato il riflesso stesso della personalità e della professionalità di Silvia Toffanin. Il suo stile misurato, rispettoso dei limiti e dell'intelligenza del pubblico, ha fatto di Verissimo un'oasi di sobrietà e autenticità nel panorama televisivo italiano. Silvia Toffanin preferisce rimanere così, ma i fan vogliono di più. Non è un mistero che i vertici di Canale 5 abbiano soppesato più volte l'opzione di affidarle la conduzione di alcuni show in prima serata. Un'opportunità ghiotta. Una consacrazione definitiva nel pantheon dei grandi della TV italiana. Tuttavia, di fronte a questi inviti, la risposta del volto del sabato pomeriggio di Canale 5 è stata un deciso no, grazie. Ma quali sono i motivi dietro questa clamorosa scelta? La domanda rimane sospesa nell'aria come una promessa di nuovi orizzonti. Certo, lei si fa desiderare parecchio da tutti quei fan che la vorrebbero vedere in prima serata. Una lettrice di Nuovo TV infatti recentemente si è rivolta alla rubrica di Cecchi Paone con una lettera chiara e concisa. La telespettatrice ha lamentato il fatto che dovendo lavorare nel weekend non riesce a godersi le puntate di Verissimo e si domanda come mai il talk non venga messo in onda la sera, dove avrebbe sicuramente un pubblico più ampio. Cecchi Paone risponde ammettendo che il programma e la stessa Silvia Toffanin sono molto amate, ma pare sia la stessa conduttrice a non voler abbandonare Verissimo in quella fascia oraria e che ha chiesto solo una durata maggiore per il suo format. La conduttrice è un grande esempio di misura, ha concluso Paone.